Oggi è un santuario. Sì. Abbiamo, io ho perso un fratello, mia mamma ha perso un figlio. Ho avuto la fortuna di essere un bambino che Dio va benedetto. Il mio papà è stato 35 anni il custode di San Paolo e la mia mamma è stata la cuoca e governante di Casa Maranona. Mia sorella era la babysitter di Dame Giannino. Ti lascio immaginare da pure. Io ogni lunedì andavo a giocare a calcetto con lui, dormivo a casa sua e il martedì andavo agli allenamenti con lui a Soccava. Tutti i 7 anni ho fatto racchetta palla. Per me aver perso un fratello. Per me Maradona non muore mai, è morto il corpo ma non l'anima. Ci sono le magliette, scudette, Coppa Italia, ci sono i scarpini, vedi questo è quando abbiamo vinto il Mondiale 86 col Belgio, la panchina, il contratto quando lui dal Barcellona è passato a Napoli, diverse magliette, la mascotte in occasione dei Mondiali 90, fascia da capitano, più ne ha più ne metto. Facciamo dentro me. Qua è casa di mia mamma, vedi in occasione del compleanno di mia sorella. E lui ci fece la sorpresa all'11 di sera, bussò la porta e incontrammo Dico fuori la porta che è venuto a Un bel mangiare. regalo, dico io. Questo è il divano di casa sua dove lui si rilassava, magliette, vedi, c'è questo giubbino che è famoso quando lui fa po, 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 cioè, Ah, dei ricordi. questa della Life is life. La amistà, sì, perché lui era personalizzato, lui lo portava sempre con lui, non lo rimaneva lì. Mamma. Cioè, di cosa? Una del popolo. Maradona, noi abbiamo la fortuna, l'essere umano, che ha visto un vero Dio, un santo, fare dei miracoli davvero. Maradona a Napoli è come San Gennaro, è immortale.